Ogni anno, quando si avvicina il periodo natalizio, a noi youtuber vengono spedite sempre un sacco di cose per farci la recensione. Queste, ad esempio, sono due biciclette. Queste qua sono due telecamere. Ci sono anche pacchi grossissimi che arrivano direttamente col bancale sotto. Questo qua comunque dovrebbe essere un go-kart elettrico. Non vedrò di provarlo, raga. Cioè, solo a portare qua tutta la roba ho fatto più fatica che montare la casetta sull'altro. Ovviamente, raga, non scherzo. Ah, quel pacco lì grigio arriva direttamente dalla California. Io direi, iniziamo col primo e vediamo cosa mi hanno mandato. Taglierino bello affilato, raga, questa qua è tutta la colla poliuretanica che è rimasta su dopo la casetta sull'albero. Partiamo col primo, raga, trend molto noto sul mio canale perché l'ho sempre portato. Come vedete, le cose di qualità continuano ad esserci. Abbiamo due portafogliettini della Moero. Sono di qualità italiana, fatti da artigiani italiani. Vediamo che modello mi hanno mandato. Attenzione, signori! Allora, questo qui, signori, è il Moero Pro Vintage Dark Brown con la zip. Molto, molto compatto. Come vedete, questa qua è la mia mano. Dalla parte frontale, appunto, c'è una zip dove potete mettere fino a 10 monete da un euro. Anzi, sapete cosa faccio? Il mese scorso mi hanno mandato questo qua che è il saffiano blu. Adesso tolgo tutte le cose che ci sono dentro, così ve lo faccio vedere con dentro le cose che uso io. Ok, dicevo, davanti c'è la zip e come vedete contiene un botto di monete. Il modello Pro è calamitato, quindi non ha il bottoncino, ma tac, apri con la calamita. Come vedete qua c'è una tasca in pelle interna che contiene i contanti. Da questa parte qua avete modo di mettere altre tessere, fino a 3. E la cosa bella di questi portafogli è ovviamente questo pulsantino qua, che non è in plastica come quelli cinesi, in alluminio. Premendo questo pulsantino, tac, spuntano fuori le carte di credito che potete scegliere, selezionare quella con cui pagare. Poi fai così, tuc, e le rimettete dentro. È molto molto resistente, cioè le carte di credito non cadono. E sotto qua c'è anche il pulsante SOS. Nel caso qualcosa si inceppa, infilate dentro uno spillo e tirate fuori le carte. Questo è uno, ma voglio proprio vedere cosa mi hanno mandato di qua. Vabbè, questo qua è il saffiano blu antigraffio. Questo qua è molto bello perché guardate, cioè io ho in mano il taglierino e lui non si graffia, guarda. Chiaramente anche lui c'ha la zip, calamita per aprirlo, tasca interna in pelle per i contanti, tasca laterale per altre carte, chiudi con calamita e c'ha il solito pulsantino in alluminio per le carte. E notare che questo scatolotto qui, raga, è fatto apposta per non far clonare le carte di credito che ci sono all'interno. Per il Black Friday ci sono un sacco di sconti, vi lascio il link in descrizione, approfittatene per i vostri regali di Natale. E ora passiamo al prossimo pacco. Allora, il prossimo prodotto è questo qui, abbastanza innovativo devo dire. Me lo sono fatto inviare prima perché non ci credevo tanto a questa cosa. Poi l'ho provato e ho detto, sai che c'è? Sai che c'è? Parliamo di Air Up. Che cos'è Air Up? Io avevo già aperto questa. Chiaramente, raga, l'ho richiuso per far bella figura. Air Up è questa borraccia, in questo caso è quella di metallo, che ha una caratteristica molto molto particolare. La prima cosa da fare è aprire la borraccia e riempirla d'acqua. Seconda cosa, apri lo sportellino qua, c'è il suo beccuccio per bere. C'è già dentro l'acqua, come vedete. Sopra questo beccuccio qua tu puoi praticamente inserire un pod di questi e ognuno ha un sapore diverso. Bevendo attraverso questo pod qua hai la sensazione di bere esattamente quella cosa lì, però stai bevendo soltanto acqua. Qua avevo già aperto la bustina lemon, vi faccio vedere. Praticamente questo qua è il pod. Aprite questo coso qua, lo prendete. Madonna, cioè è proprio limone fortissimo. Lo inserite qua sopra. Se lo tieni schiacciato, bevi acqua normale. Se invece lo alzi, tac. Adesso lo smonto e vi faccio vedere. Qua c'è un foro. All'interno di questo pod c'è un altro foro. Quando i due fori combaciano, quindi tirandolo su combaciano, tu praticamente quando bevi sembra che stai bevendo una limonata. Cioè, ma questa cosa qua è assurda. È assurda, raga. Cioè, in questo momento io sto bevendo acqua e mi sembra di bere limonata. Ed è una figata pazzesca perché ci sono tantissimi gusti. Per dirti, Coca-Cola, cherry, rosemary, guava, pesca, melone, limone, cassis, che non so cosa sia, il cocco, vaniglia orange. Raga, c'è un botto di roba. Tra l'altro per il Black Friday chi acquista una bottiglia c'ha in omaggio la confezione mela e cannella, più un cinturino extra di un colore che scegli tu. Questo che fai così, tac, lo tiri via, metterlo, che ne so, arancione, così è simile al tap. Chiaramente, raga, trovi tutti i link in descrizione anche di questo. Ti fa bere molto molto di più e la cosa non è per niente male. Continuiamo. La nuova telecamera di Insta360. Questa qua, raga, è la X3. Oh mamma mia, quanta roba. Allora, questo qua è per fare bullet time cord. Dovrebbe essere quella che
Fai vedere il filmato circolare da sopra. Batteria supplementare. Questo qua è molto molto interessante. Il selfie stick da 3 metri, raga. Questa qua è una bomba. Fast charge hub, ok. Protezione per la Insta. E qua abbiamo le due Insta X3. Con in omaggio anche le due memory. Grazie mille Insta. Apriamone subito una e vediamo com'è. Ole, attenzione signori, guardate che figata, madonna mia, ma sembra un computerino. La prima differenza sostanziale che si vede dalla X2 è sicuramente questo mega schermo che c'è qua. Una, due, qua c'è l'etichetta della batteria, ok. Allora, la telecamera si presenta così, agevole da tenere in mano. Qua c'è la batteria e se la togliamo, all'interno qui si può mettere la SD. Messa, rimetto la batteria. Questo qua sopra è lo sportellino per attaccare il cavo. E da questa parte qua ci abbiamo il pulsante on. Accendiamo. Scarica l'app di Insta360 per effettuare l'attivazione della videocamera. Chiaramente io ce l'ho già. Intanto che si collega al telefono, vi faccio vedere cosa c'è dentro qua. Allora, qua abbiamo il cavetto, istruzioni, adesivi e questa qua, attenzione, molto molto importante, la custodia per mantenerla al sicuro. A meno siete sicuri che quando la appoggiate non sfrisate il vetrino. Conferma la connessione. Sì, sta già vedendo. Cioè, ormai sta diventando come un telefono. Poi ci sono i tastini per cambiare la videocamera davanti o dietro. Foto, video, HDR, time lapse, time shift, time bullet, loop recording. C'è un botto di roba, raga. Veramente noi lasciamo su video. Perché io sono uno youtuber. Ho attaccato anche il bastoncino, va che bello. Questo qua non è quello da 3 metri, dopo mettiamo anche quello. Una volta fatto il collegamento con il telefono, potete vedere in anteprima anche quello che sta guardando la telecamera. E quando spengo il telefono, l'immagine passa di qua. Adesso montiamo anche le due biciclette qua dietro, così con la scusa vi faccio vedere anche che video fa. Vi ricordo che comunque c'è sempre il link in descrizione, non solo di questa, ma di tutto quello che sto facendo vedere. Approfittatene per i regali di Natale, perché c'è lo sconto. Cos'è, la cuffietta per fare la doccia, raga? Guarda, prima bici Fido L3. Adesso montiamo questa, poi le proviamo. E questa qua è la Fido X. Allora, caratteristiche principali al volo: freni a disco davanti e dietro di entrambi i modelli. Chiaramente tutte e due sono elettriche. Quella lì si accende con la chiave, quella là si accende con il codice. Qui la batteria viene rappresentata dalla sella stessa, quindi basta tirarla via e la porti a caricare. Mentre questa qua, alzi la sella con questo gancio e questa qua è la batteria che puoi tirar via. Ovviamente entrambi i modelli hanno lo schermino che ti segnano a quanto stai andando e la marcia che stai usando. Tutte e due hanno il fanalino davanti e dietro e sono ripiegabili in due punti. Uno, due, uno e due. Ci vogliono veramente pochissimi secondi per piegarle e per rimetterle intere. Io tra l'altro con queste qua ho fatto un viaggio con Italo per andare a Roma. E se la piegate non dovete neanche pagare il biglietto supplementare. Rec, andiamo a fare un giro. Ciao Timo. Bolleggiata anche per così la sella. La sella è una cosa assurda. Non so come cazzo hanno fatto a farla così bella. Abbiamo anche l'approvazione di Simo, raga. Oh, sembra abbastanza carina, eh. Adesso proviamo questa qua. Sono proprio curioso, raga, di provare il selfie stick da 3 metri. Cioè, guarda che bestione. Cioè, è veramente una cosa assurda. Ma poi è anche leggerissimo, cioè, non pensavo. E con il mega selfie stick andiamo a provare la seconda bici. Un sacco ridere andare in giro con quel palo qui, raga. Soprattutto, vabbè, se vai in bici a fare il pirla come ho fatto io. Ero là in mezzo alla rotonda, tutte le macchine così. Mi guardavano e ridevano. Però veramente spettacolare. Tra l'altro, raga, ho provato a usare anche il bullet time cord. Se avete un attimino di fantasia, con questa telecamera qua potete veramente, veramente fare di tutto. Allora, prima di farvi vedere gli ultimi due pacchi, che sono di gran lunga quelli più costosi, e non so se avete visto il simbolino che c'è qua, SpaceX, volevo parlarvi dello sponsor di questo video. Praticamente un modo
modo per risparmiare su tutti i vostri acquisti online gratuitamente e si chiama Letyshops. Allora, che cos'è Letyshops? Seguitemi bene perché tanti di voi so che stanno risparmiando un botto di soldi perché ricevo gli screen su Instagram. Letyshops è un ecosistema dove puoi prendere il cashback gratuito su tutti gli acquisti che fai online. Vi spiego base come funziona il procedimento. Facciamo finta che tu devi comprare un Lego. Se non hai voglia di andare allo store fisico, vai online lego.com e compri il Lego. È finita lì. Per risparmiare gratuitamente, tu vai su Letyshops, ti iscrivi gratis, eccetera, clicchi la sezione Lego, lui ti catapulta nel negozio Lego, tu continui a comprare nel tuo negozio Lego l'oggetto che volevi prendere, ma magicamente su Letyshops compare un cashback. Quindi facciamo finta che quel Lego lì che hai scelto costa 50 euro. Mettiamo il caso che su Letyshops c'è il 10% di cashback sulla pagina Lego, a voi vi arrivano 5 euro gratis, senza aver fatto niente, semplicemente avendo cliccato prima il link su Letyshops. L'iscrizione è gratuita, ricevere i soldi è gratuito. Tra l'altro potete selezionare PayPal o bonifico bancario e vi arrivano i soldi sul conto. È incredibile, cioè è proprio assurdo non farlo. Vi lascio qua una schermata, come vedete io lo uso e non ci faccio solo la sponsorizzata. E la piattaforma ha dentro più di 3000 siti web. Ah, e per i più sgamati potete anche installare l'estensione su Chrome, così se vi dimenticate che c'è Letyshops, ogni qualvolta che entrate in un sito dove c'è il cashback lui ti avvisa in automatico, così non perdete neanche un cashback. Ti lascio anche di questo tutti i link in descrizione e guardate bene che c'è anche la sezione invita un amico per ricevere ancora più soldi. Ora passiamo agli ultimi due pacchi. Allora, eccoci qua. Come vedete, SpaceX. Michele Molteni arriva direttamente dalla California. Sapete già che cos'è perché l'avrete visto sicuramente da altri youtuber. Starlink. Allora, avete presente che io ho costruito la casetta sull'albero. Ho costruito anche il bunker, il cesso infinito, insomma un sacco di attrazioni al mio campo. Ma nel mio terreno c'è internet? Assolutamente no. Quindi quale miglior modo per sfruttare la tecnologia di Elon Musk per avere internet veloce anche al terreno? Cioè anche, in realtà solo, perché a casa fa schifo. Questa qua è tutta l'attrezzatura per attaccare la parabola. Non c'è tanto da far vedere, raga. Questo qui è Starlink. Questo qua è l'antennino per il wifi. E qua c'è tutto il cavo da portare dentro l'abitazione. In questo caso dentro la casa sull'albero. Chiaramente tutto questo kit qui è soltanto un'anticipazione per farvi vedere cosa metterò presto nel terreno. Queste qua sono semplicemente le istruzioni che servono per montare il tutto. Come vedete è roba molto molto easy. Quindi presto avrò internet veloce anche al terreno, perché l'idea sarebbe di trasformare la casa sull'albero in una mega gaming room. Ora però vi faccio giusto vedere cosa c'è dentro lì. 1900 euro speso per quel bancale lì. Vi faccio giusto un'anteprima perché lì ci sarà un video dedicato. Ho aperto il lato dove non si vede niente, però si vede l'omino che segnala di mettere tutte le protezioni. Quindi apriamo l'altro lato, va. Eccolo qua, il Ninebot Go-Kart Pro. Questo qua è totalmente elettrico e deve essere una bomba estrema. Nelle prossime settimane uscirà il video. Ciao.